banale che si fa da sola, ma dietro a questo lavoro ci sono dei passaggi fondamentali che hanno anche dei tempi abbastanza complessi. Oggi vediamo insieme. La maglia che andiamo a vedere insieme è questo modello qua, che io faccio tutto completamente a telaio, poi verrà rifinita qua e ho inserito il bottoncino. Partiamo subito con intelaiare il nostro telaio con uno stabilizzatore a strappo bello teso. Dopodiché mettiamo il telaio in macchina. La parte che porta via più tempo è sicuramente la ricerca del file da utilizzare, perché ci sono tantissimi file da poter usare, file che si trovano gratuitamente, file che puoi digitalizzare, file che si possono comprare, insomma il mondo è veramente vario. Sta a noi poi decidere come vogliamo fare la bavetta. Questa è la parte che a me impegna maggiormente il tempo, perché ho talmente tanti file ormai archiviati e non so mai cosa scegliere. Andiamo a vedere un attimo insieme e anche questo passaggio. Se anche voi come me avete un hard disk o un posto dove avete archiviato tutti i vostri file, andiamo ad aprire i file. In questo caso io me li sono un pochino salvati. Voglio fare una bavetta da bimba, quindi un soggetto femminile in questo caso, e vado a cercarmi quello che può essere un soggetto che mi può piacere per la bavaglia di oggi. Ecco, diciamo che voglio fare, non so, un qualcosa di un pochino semplice, non con tantissimi colori, e un qualcosa di diverso rispetto alle cose solite che faccio. Quindi perdo proprio questo tempo nella ricerca del file. Perfetto. Diciamo che mi piace questo file qua della bambina. Allora andiamo ad aprire la nostra cartella con la chiavetta e andiamo a copiare il file in chiavetta. Ecco che ora il file si trova sulla mia chiavetta e posso proseguire. Ecco che ora andiamo a caricare in macchina quella che è la nostra chiavetta e partiamo con la realizzazione della bavaglia. Io mi sono salvata il file della bavaglia direttamente in macchina, perché è un file che utilizzo tantissimo, quindi se viene a portare in macchina il file della bavaglia che volete utilizzare, si fa aggiungi e andiamo a cercare in chiavetta il ricamo che abbiamo salvato per l'occasione. Ecco, io in chiavetta ho parecchi ricami perché lavoro spesso con le chiavette, quindi ho veramente tante cose. Questo è il ricamo che abbiamo scelto, dopodiché lo andiamo a ruotare nella posizione esatta che ci serve. Io alle mie bavaglie amo mettere delle scritte, quindi anche in questo caso vado ad aggiungere quella che è una scritta. In questo caso voglio utilizzare, questo è un alfabeto che a me piace particolarmente, che si trova già in macchina, e voglio scrivere giochiamo. Giochiamo e il punto di domanda. Ecco qua, questa è la mia scritta, anche in questo caso la dobbiamo ruotare, magari anche un po' rimpicciolire. La voglio anche mettere un pochino più carina da vedere. Ecco, così mi piace. Adesso voglio però cambiare quelli che sono i colori, perché a me non piacciono i colori originali, quindi vado a modificare tutti quelli che sono i colori della bavetta. Su seleziona colore, parto sempre dall'inizio, contorni bavetta li voglio bianchi, che saranno i primi passaggi da fare, e
importantissimo poi quando la ricamo, ricordate che la macchina farà il primo passaggio della bavetta e dopodiché noi dobbiamo fermarla, saltare il secondo passaggio che verrà fatto alla fine di tutto il ricamo. Proseguiamo con il cambio colori, allora io voglio bianco bianco, i capelli, questo cos'è? Questo è l'orsetto e lo lasciamo marrone. La pelle della bambina la facciamo rosa e andiamo a modificare, nel mio caso la bimba è bionda, tutti i parametri, i colori. La scarpina rosa mi sembra un pochino un colore banale, la facciamo fucsia, così si nota molto di più. Andiamo a fare sempre il marroncino, in questo caso ti dice il fiocco marrone, no, io il fiocco lo voglio blu. Anzi, blu non mi piace, quindi lo facciamo azzurro o addirittura rosso, niente, giallo. Giallo mi piace di più, quindi fate tutte quelle che sono le vostre prove per vedere quali sono i colori che più vi piacciono. Quindi questo è un lavoro, ad esempio le farfalle le voglio azzurre. Questo è un lavoro che vi porta via un pochino di tempo, ma con le varie modifiche, ad esempio l'erbetta io la voglio assolutamente verde, con le varie modifiche riusciamo a fare quello che è il totale della bavetta. Ecco così come si presenterà la bavetta finita. Sono soddisfatta dei colori e dei risultati, posso andare a proseguire. Il progetto così va bene, di conseguenza possiamo andare a iniziare il lavoro. Prima di iniziare però dobbiamo assegnare, in questo caso io ho una macchina a 10 fili, quindi io vado a segnare già il cambio filo automatico, chi ha una macchina con un solo filo di volta in volta il ricamo si fermerà per fare il cambio diciamo dei colori. Nel mio caso ho questo passaggio quindi in più dove devo andare a segnare il codice colore a seconda, ad esempio io il colore marrone ce l'ho al numero 8, qui abbiamo imparato ormai tutti i codici a memoria, andiamo a fare la modifica dei codici 7, 9, ok, dobbiamo mettere in questo caso con una più fili il filo sulla macchina apposito per il ricamo, in questo caso si va a fare la modifica. Ora quello che è il ricamo vero e proprio, ho messo del piqué, no, del pelle ovo, scusate, bianco sopra quello che è il telaio appoggiato in questo caso e parto subito a fare il primo giro di bavetta che servirà per fermare quello che è il mio la mia stoffa, diciamo, quindi con le mani tengo fermo quello che può essere la stoffa. Nel vostro caso, se preferite mettere delle spilline eccetera, lo potete fare. Ora adesso con una mano ho dovuto fermare perché non riuscivo a tenere bene tesa la stoffa con una mano sola. Ecco, questo è il primo passaggio della bavaglia. Importantissimo adesso saltare il passaggio successivo, che è quello che farà il contorno finale della bavaglia. Questo passaggio andrà ripreso alla fine di tutto il lavoro. Diamo ora inizio al ricamo, nel mio caso appunto avendo una 10 aghi i filati si cambieranno automaticamente, nel vostro caso dovrete cambiare di volta in volta i colori. In questo caso il ricamo impiega circa 35 minuti, 16.300 punti con 15 cambi di colore. Ci sentiamo un po' più avanti quando il ricamo è un po' avviato. Ora che il ricamo è terminato ci sono alcuni passaggi da fare, ci sono da togliere questi che sono i fili degli incroci, che si può fare in questo momento oppure a fine, io in genere lo faccio alla fine di tutto il lavoro. Torniamo quindi in macchina, dobbiamo ripristinare il passaggio numero 2, quindi col tasto avanti andiamo al secondo passaggio e finire la bavaglia con la parte che andrà sul retro. In questo caso è molto importante poi scegliere il tessuto che vogliamo fare da retro. Io il retro ho scelto questo tessuto qua che ha i colori che riprendono il ricamo in cotone americano. Il ricamo
posizionare dritto contro dritto il nostro tessuto e diamo il via alla macchina che farà il giro di chiusura della bavaglia. La macchina adesso eseguirà quello che è tutto un giro di chiusura, lasciando un'apertura in fondo che servirà per smontare tutto il lavoro. Chissimo che i tessuti vengano tenuti belli tesi in questa fase per evitare eventuali print di eccesso di tessuto nella lavorazione. Ora che il ricamo, vedete, è finito, come potete vedere manca il pezzo di qua, va ritagliata la sagoma della bavaglia. Stranamente procedo a staccare dal telaio, ora tolgo quello che è lo stabilizzatore a strappo da tutto il resto della bavaglia e vado a tagliare la bavaglia tutta a filo della cucitura, circa 4-5 mm. Abbiamo rifilato, si procede a risvoltare il tutto e portare attraverso questo foro tutto sul dritto. Ora che la bavaglia è stata girata, dobbiamo andare a tagliare tutti questi inestetismi di fili non tagliati per rendere il ricamo più omogeneo. Come potete vedere, il ricamo senza le righe del passaggio di colore è molto più pulito. Adesso procediamo a stirare la bavaglia, dopodiché a chiudere la chiusura inferiore, che si può fare sia con la macchina oppure con dei punti nascosti, e a mettere quello che è il bottoncino della bavaglia. Ora la bavaglia è finita, come potete vedere abbiamo un ricamo davanti, un retro perfettamente pulito. Io in questo caso ho fatto una cucitura a macchina per fare prima, ma se facciamo i punti nascosti è molto meglio. Quindi abbiamo la nostra bavaglia fronte e retro. Il risultato finale naturalmente dipende dalla scelta del file, dalla scelta dei tessuti, dei materiali utilizzati. Anche una bavaglia può essere un oggetto unico, cambiando colori, file, eccetera, e non è proprio che nasce così da zero, cioè la capacità di creare un oggetto a regola d'arte nasce dalla sinergia di tutti questi passaggi, dalla scelta dei file, dei colori, dei tessuti, eccetera. Buon lavoro a tutti e buone bavaglie!